Dopo tanti progetti che ti hanno visto coinvolto, progetti soprattutto editoriali, arrivi a pubblicare il tuo primo album che include canzoni originali. Che cosa troviamo all'interno di questo disco? Che storie vai a raccontarci? Beh, è un po' la sintesi di tutto il percorso sia editoriale, perché ho pubblicato due libri di poesie, sia che teatrali, perché ho fatto molti concerti con un atteggiamento molto performativo. E in tutti questi concerti ho cantato molte delle canzoni che stanno sul disco e anche molte di più, nel senso che a un certo punto ho dovuto fare un disco proprio per esaurimento, perché avevo talmente tante canzoni che non riuscivo più a contenerle in una casa ma anche nella stessa mente. E quindi ci saranno un po' tutte le storie che ho messo finora nelle canzoni, dall'elefante fortissimo al filetto di sgombro, alla torta di male, alla difficoltà di vivere, alla sopravvivenza come unica possibilità dell'esistere. Sabato 11 maggio al Mon Club di Roma, release party con te tre musicisti sul palco. Cosa dobbiamo aspettarci? Che show andiamo a vedere? Che cosa proporrai del tuo repertorio? Sono abituato a lavorare in gruppo. In questo caso abbiamo scelto una formazione band più legata all'attività cantautorale. Ci saranno Edoardo Petretti alle tastiere, Giacomo Nardelli al basso e Paolo Volpini alla batteria. Ci sarà sostanzialmente il disco, non ingessato come la registrazione, ma reinterpretato con una sua energia live, e ci saranno alcuni scarti di lavorazione, alcune canzoni che volenti o nolenti non sono rientrate nel disco. Oltre a quello, chiaramente tutta la mia solita comunicazione con le persone che sono lì, andrò a chiedere, a sapere. Penso che sarà una serata con uno scambio vivace con chi verrà. Se tu fossi una corte ti potrei corteggiare, se tu fossi severa potrei perseverare, ma se fossi una vita ti dovrei abitare.